Il Genoa soffre moltissimo, eppure vince e lo merita. Costruisce infatti un primo tempo stile derby di una settimana fa. Lo fa suo andando sul 2-0, reti di Aguilera su rigore, di Branco su punizione, quest'ultimo splendido, le vedremo tra poco, e riesce poi a controllare il ritorno furibondo del Parma per tutto il secondo tempo, nel quale però gli emiliani riescono ad ottenere soltanto un gol. Squadra svelta, infaticabile, ben disposta sul terreno da Nevio Scala, questo Parma. Bagnoli però in questo senso non scherza e il rossoblù, dopo i primi 15 minuti iniziali durante i quali gli emiliani fanno vedere il perché di questi 13 punti in classifica, si portano in vantaggio al 20° in questo modo. Sulla punizione di Bortolazzi, cui fa seguito uno splendido colpo di testa di Scuravi, Osio, a portiere battuto, ci mette una mano. Tocca ad Aguilera battere il rigore l'uruguaiano, non fallisce l'esecuzione. Il Parma reagisce e lo fa sul serio. Braglia, soprattutto ad opera di un Melli attivissimo nonché molto bravo, corre qualche pericolo, ma è anche attento e sempre piazzato. Alla 37° punizione per il Genoa. La distanza supera i 25 metri. Batte Branco ed è gol della domenica. Sul 2-0 e sul gol di Branco, che merita di essere rivisto da altra angolazione, si chiude il tempo. Nella ripresa non passa neppure un minuto e il Parma accorcia. Gambaro va al cross dal fondo sulla sinistra e Melli è puntualissimo. Il Genoa, pur in vantaggio, reagisce e si mette in evidenza il cecoslovacco Scuravi in un paio di occasioni, ma Taffarel è attento. Quasi alla mezz'ora si ripete l'azione del gol parmense, ma questa volta Braglia anticipa Osio. Spinge il Parma e nell'ultimo quarto d'ora il Genoa richiama in area tutti i suoi effettivi. Ci sono i soliti cambi di fine partita, un gol annullato a Mannari per fuorigioco, Mannari era entrato a sostituire Brolin, e un'ultima occasione per il Genoa con Ruotolo che piazza la palla tra le braccia di Taffarel. L'arbitraggio del signor Cardona di Milano, nonostante alcune proteste del Parma, soprattutto in occasione del gol annullato, è stato, per un esordiente in Serie A, più che sufficiente.